La Volauto è un progetto veramente ambizioso. Cioè, ho scoperto, stata facendo, che per fare un grosso club c'è bisogno innanzitutto di un palazzetto. Altrimenti senza un palazzetto tu non puoi fare il club, non puoi far crescere le leve e da quello poi puoi creare qualcosa di serio in tutta la Campania, nel centro sud, perché l'obiettivo finale adesso qual è? Io ho preso questa squadra impacchettata, il famoso pacco contro pacco e pacco, non ci ho messo niente dentro, ci metto solo quello che mi tocca e mi compete come accordo di pagare, di ringraziare fino alla fine, è il mio dovere di farlo. Poi l'anno prossimo quello che accadrà accadrà, a noi non interessa, se la squadra scende in B noi ci prendiamo il titolo di A2 per progettare il 2018-2019 e il 2019 per il palazzetto possiamo lavorare per la 1. Se ci salviamo, e non ci salviamo, e lo compriamo. Abbiamo fatto un ragionamento non più, come voglio dire, un ragionamento non più in termini, non più di soldi o questo, perché non è stato quello il problema generale, ma più di vedere come affrontare il nostro progetto futuro, perché le difficoltà, i procuratori, sì, dopo 10 minuti, no, la sera domani mattina te la mando, la mattina non è più vero, questo, cioè, perché e poi abbiamo scoperto che comunque erano arrabbiati, non erano arrabbiati. Però io spiegavo, scusate, i contratti, io per tutto il vecchio, i contratti sono del lavoro alto, dove io non c'entro. E sto pagando io, in quanto, essendo che c'è un contratto con la società Volauto, io abbiamo stabilito, io faccio il presidente nazionale, il presidente in Lega, basta. Il contratto che decide, che dice Nicola Turco, compra il titolo e in cambio si occupa di tutto quello che deve essere, i pagamenti, gli stipendi, bla bla bla, tutto andando a zero. Pertanto io con la società non c'ho niente da, a che vedere. Quando io parlavo con i procuratori dicevo io il contratto lo faccio, pago io con bonifico bancario anticipato, basta che me ne mandate. Non siamo riusciti comunque a trovare partner che ci aiutavano. Da capo, perché poi facendo azienda siamo abituati a creare qualcosa di serio. Noi ci crediamo nel progetto, perché ripeto, l'ambiente è bellissimo, sia a livello campano che nazionale. Io non c'ho niente da dire nei confronti di nessuno, tranne, mi ripeto, il problema procuratore. Là mi ha dato un poco di fastidio, perché uno come me fa i sacrifici, ci mette la faccia, si comporta bene, non fa mancare niente a nessuno. Mi aspettavo un appoggio che non ho avuto. L'anno prossimo noi lavoreremo per fare una squadra per da A2, Nicola, per la 1. Noi facciamo una squadra vincente, perché tutto questo è alla fine. A noi conviene la 2 portarla in A1, perché? Che ci creiamo tutto il club più tifosi, che oggi non c'è più niente. Allora, in questo passaggio di questa A2 vincente all'A1 e ci consegna con il palazzetto, noi così per il 2019 teniamo l'A1 e il palazzetto e un club forte.